Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Rita e oggi ho per voi la recensione di un libro un po' pesante per me. E quindi siamo qui per parlarne. Non voglio che vengano fuori polemiche su questo libro perché tratta di un tema molto 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 pesante, ma anche molto presente nella nostra società di oggi, quindi è uno di quei temi di cui bisogna parlare anche se si fa fatica. Il libro in questione è E poi ci sono io di Kathleen Glasgow, edito Rizzoli, al prezzo di 19 euro e mi è stato gentilmente inviato dalla casa editrice appunto per parlarvene sul canale e sul blog. Se sentite mia golia, è la mia gatta perché è in calore. Difatti troverete anche la recensione scritta qui sotto sul blog dove ho scritto i miei pensieri a caldo appena ho finito il libro e non so se sarò più razionale qui o se sono stata più razionale nella recensione scritta perché appunto sono riuscita forse a spiegarvi un po' meglio cosa mi ha fatto provare questo libro. Di che cosa parla e poi ci sono io, vi dirò pochissimo della trama, anche perché non sarei proprio in grado di spiegare in altro modo se non con una frase, ovvero che Charlie, la protagonista, è una ragazza autolesionista che è andata vicino, molto vicino al suicidio, e questa è la sua storia per risalire dall'oscurità, dal baratro che la sta avvolgendo. Non ha avuto una vita per niente facile, ha vissuto per strada e la sua storia parte da quando è in un centro di cure appunto per sole donne che hanno problemi di autolesionismo e la sua storia poi proseguirà e andrà avanti. Appunto non voglio dirvi altro perché in sostanza il libro è questo e parla di Charlie e del suo problema. Comunque sia, ho dato 3 stelline su 5 a questo libro su Goodreads, non perché non mi sia piaciuto, anzi l'ho trovato una lettura da un certo punto di vista interessante, che mi ha fatto molto riflettere, ma è stata anche una lettura densa, corposa, pesante. Dico pesante dal mio punto di vista per me, perché sono una persona che si abbatte tanto, tanto, tanto facilmente. Sono una persona che più di una volta si è abbattuta veramente tanto e se non avessi avuto delle persone vicino a me che mi dicono "Ma che cavolo stai facendo? Ci sono io", eccetera, probabilmente non ne sarei uscita ed è probabilmente anche per questo che Charlie non riesce a venirne fuori perché non ha persone vicino a lei inizialmente che riescono a tirarla su veramente tanto. Ho dato anche 3 stelline perché questo libro penso che debba essere rivolto ad un pubblico abbastanza adulto, maturo o comunque almeno che ci sia scritto con contenuti forti, perché ci sono ovviamente contenuti forti, espliciti, si parla di atti sessuali, droga, stupro, autolesionismo appunto, quindi ci sono veramente delle scene abbastanza forti che magari per gli stomaci più sensibili sono veramente dure da affrontare. Ho dato anche 3 stelline perché penso che questo libro possa essere da un certo punto di vista distruttivo. Perché io sinceramente avrei paura che questo libro capitasse nelle mani della persona sbagliata, o meglio, non della persona sbagliata, di una persona che è nella situazione di Charlie, che magari si fermi a leggere il libro, magari in un punto in cui anche Charlie è in un vicolo buio e non va avanti e vuole farla finita. Quindi anche le ragazzine di oggi spesso magari si trovano in situazioni in cui vogliono provare qualcosa di estremo e provano anche questo ed è sbagliatissimo, è un messaggio sbagliato da proporre alle ragazze più giovani. A parte questo, la storia mi è non è che si possa dire che mi sia piaciuta, però mi ha fatto riflettere appunto. Ho pensato anche se magari questo libro capitasse nelle mani di mia cugina, che è una ragazzina di 12 anni che è abbastanza rinchiusa in una campana di vetro perché i miei zii cercano di tenerla abbastanza protetta dal mondo, o alle sue amiche se capitasse un libro del genere, che sono
bambine che non capiscono ancora, però vogliono provare qualsiasi cosa e potrebbero anche ricevere un messaggio sbagliato. La cosa che mi è piaciuta di più del libro è stata la nota finale dell'autrice. Quella, secondo me, racchiude veramente il senso di questo libro e il messaggio che vuole trasmettere, ovvero non arrendetevi, andate avanti e non serve autoflagellarsi, autoinfliggersi del male per qualcosa che alla fine non è colpa nostra. Capisco che è un messaggio davvero difficile da percepire. Infatti, questo libro c'è scritto che è un libro necessario, è vero, perché l'autolesionismo è uno di quei temi quasi surreali di cui non si parla quasi mai, quando viene fuori, quando si scopre che magari qualcuno faceva cose di questo genere come Charlie, lo si guarda male, si pensa male, si parla dietro, e tutte cose di questo genere. Quindi forse questo libro, come ho scritto nella mia recensione scritta, è più per noi che distogliamo lo sguardo, per noi che non vogliamo farcene una ragione, che veramente ci sono persone che hanno bisogno d'aiuto. Noi che voltiamo le spalle non ci accorgiamo che magari qualcuno ha veramente, veramente bisogno perché pensiamo che magari stia male così, perché è successa una cosa leggera, che comunque ma sì, gli passerà, è giovane, eccetera. E delle volte invece veniamo a sapere che è successo il peggio. È abbastanza difficile parlare di questo libro per me, per la situazione che ho avuto quest'anno, perché magari per tanti poteva essere una cavolata, però voi non sapete tutti i retroscena che ci sono stati, ma se non avessi avuto mia mamma, il mio ragazzo, i miei amici che mi hanno sostenuto, mi hanno aiutato, sarebbe stato veramente difficile andare avanti. Io non ho mai praticato autolesionismo su di me. Però ci sono state delle volte che sono andata vicina a pensarci, o comunque ci ho pensato, ma fortunatamente sono riuscita a venirne fuori dal baratro ed è abbastanza difficile parlarne su YouTube perché la gente parla sempre e poi commenta ed è veramente difficile, poi dice lo fai solo per farti vedere, eccetera. Invece non è assolutamente così. Quindi ci ho messo anche parecchio a leggere questo libro, non solo perché sono andata in vacanza, ma quasi perché non volevo andare avanti, non volevo continuare la storia, perché è difficile, è stato difficile da affrontare per me, perché quando leggo un libro mi immergo abbastanza nella storia e mi immedesimo molto e diciamo che la tristezza che trasudano le pagine di questo libro sono passate, sono entrate dentro di me. E mi hanno fatto veramente riflettere su tante cose. Appunto, le mie 3 stelline non sono per il fatto che non mi sia piaciuto, ma per questi motivi, perché è un libro che è difficile da digerire, diciamo. Non è un libro mal scritto assolutamente, a parte il linguaggio molto esplicito e scurrile che a qualcuno può dare fastidio, e anche a me più di qualche volta, perché le parolacce, eccetera, che quando si leggono dal libro si vede proprio che trasudano rabbia. Infatti, questo libro è anche un concentrato di rabbia. E inizialmente, quando l'ho letto, ero arrabbiata con Charlie per quello che aveva fatto, però ho provato anche tristezza, pena, che non è assolutamente la cosa migliore da provare perché non si deve provare pena, anzi, si deve essere forti davanti a questi casi ed aiutare la persona che magari sia davanti. Infatti ritorno sul fatto di dirvi di leggere la nota dell'autrice alla fine del libro, però perché capite una scena esattamente che c'è nel libro verso l'inizio, ma appunto la nota è alla fine, ma leggetela alla fine. E per il momento non voglio leggere altro di questo tipo, ma per la situazione in cui io sono, non perché sia un brutto libro. Se voi lo avete letto o volete leggerlo, sarei felicissima di parlarne con voi, perché comunque è uno di quei libri. Sto leggendo un sacco di libri di questo tipo in cui si può aprire un dialogo, si può aprire di temi, si può aprire, vabbè, si può parlare di temi profondi, pesanti.
e cercare magari anche di aiutarsi a vicenda. E io spero tantissimo che tra il mio pubblico non ci sia nessuno che pratica l'autolesionismo. In ogni caso, io sono una persona molto disponibile, molto aperta, e se volete, sapete che potete sempre scrivermi. A me fa tantissimo piacere, sia quando mi commentate sotto nei video, sia quando mi scrivete su Instagram. Per me è sempre una sorpresa e mi fa veramente tanto piacere. I social network, da un certo punto di vista, possono dare un aiuto perché si è un po' anonimi e si può conoscere qualcuno, farsi aiutare. Ma da un certo punto di vista state attenti perché sono anche distruttivi e lo sapete, lo sapete. Anche YouTube può essere distruttivo. E quindi io spero che non ci siano critiche negative su questo libro. Veramente non so che cos'altro dire perché difficile, mi è mancato un po' il fiato leggendo questo libro, non perché, cioè, sì, succedono anche delle cose che ti lasciano col fiato sospeso, ma anche perché ci si sente proprio nella bolla di Charlie, nell'oscurità, nel buio che la vita può essere delle volte, no? Nel baratro, però quando si tocca il fondo non c'è altro modo che risalire e non toccare proprio l'ultimo gradino del fondo, è meglio stare sempre un gradino più su. Prima di mettermi a piangere o qualsiasi altra cosa, io credo che sia il momento di chiudere questa video recensione, che spero vivamente che in qualche modo possa esservi piaciuto, possa avervi fatto capire più o meno il libro, che cosa ha fatto provare a me. Perciò, se lo avete letto, lasciatemi un commento qui sotto e parliamone insieme. Se magari volete parlare di qualcosa di specifico, scrivete spoiler all'inizio. E se invece lo leggete, io vi avverto di prepararvi. Io forse non mi sono preparata psicologicamente, diciamo, e magari non lo so, non era neanche il periodo giusto, non perché fossi più triste del solito, anzi perché sono anche andata via ed è stato bellissimo. Infatti ho lasciato stare questo libro a casa perché ho detto no, non me lo porto in vacanza perché voglio godermi delle belle giornate con il mio ragazzo, eccetera. Poi sono tornata a casa, l'ho letto e l'ho finito in 2 giorni e magari prendetelo con i guanti di velluto, ecco. Sembra che deve andare letto alla fine, in qualche modo, anche per aprire un dialogo, eccetera. Però io ho avuto un po' paura, ecco, di questo libro, devo essere sincera. Ok, direi che possiamo finirla qua, altrimenti non so dove andiamo a finire. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto, anche se non ho idea di come possa piacere un video del genere. In ogni caso, fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, oppure scrivetemi, sapete, ve lo ripeto, sono sempre disponibile, sempre qui, sempre pronta a rispondervi per qualsiasi cosa. E adesso penso che leggerò qualcosa di più leggero per distrarmi e ci sto ancora pensando a questo libro. Spesso quando magari sono in macchina, sto guidando, mi vengono in mente delle cose e ripenso a magari persone che mi stanno vicino, a cose che mi sono state dette, a cose che mi sono successe e rifletto un po', però poi cerco di tornare alla realtà e stare con i piedi per terra, e cercate anche voi di restare con i piedi per terra. E specialmente aggrappatevi agli amici e ai genitori che a volte possono aiutarvi e basta, non so che cos'altro dire perché veramente basta, basta. Ok, noi ci vediamo al prossimo video, grazie mille per aver guardato questo, spero ancora che vi sia piaciuto. Io prendo un bel respiro e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!